Grazie Presidente. Beh, devo dire che 5 minuti di tempo per intervenire su un dibattito che, se non fosse stato richiesto dalla Lega, non si sarebbe neanche svolto, sono qualcosa stato concesso in maniera assolutamente vergognosa, perché ci sono paesi dell'Unione Europea che stanno svolgendo dibattiti di ore per questioni che non sono così alle porte come loro hanno. Però evidentemente questo dà il senso della misura del fastidio che questo governo, con la complicità della Presidenza della Camera, prova nei confronti del Parlamento. Un Parlamento di un Paese che è di fatto ormai l'unica istituzione democraticamente eletta. Un fastidio che si evidenzia anche con il fatto che, mentre il Ministro Gentiloni qui non a interloquire con i gruppi parlamentari, ma semplicemente a dire qualcosa di banale, di scontato, e di ascoltare le nostre posizioni, abbiamo il Ministro della Difesa che va a Repubblica TV invece a rispondere ai lettori. Ecco, questo è il fastidio di questo governo in un paese dove i cittadini possono votare per scegliere chi vince Sanremo, chi vince il Grande Fratello, chi rimane sull'Isola dei Famosi, ma non può scegliere il Presidente del Consiglio. Allora, in questo quadro qui non ci meravigliamo delle baggianate che abbiamo sentito oggi dal Ministro degli Esteri. Non ci meravigliamo assolutamente, anche perché la vicenda libica è diventata, non a caso, come al solito in questo Paese, una farsa governativa con una posizione balbettante tanto quanto l'inglese del Presidente del Consiglio, che continua a chiamare l'ISIS ISIS. Qualcuno lo fermi cortesemente, anche per non fare ulteriori figuracce sul piano internazionale. Vedete, Ministro, lei è venuto qui a dirci che l'Italia prenderà degli impegni, fra l'altro ha enunciato degli impegni molto pesanti, molto, voglio dire, molto impegni che sono un qualcosa che uno Stato, una nazione da sola non riuscirebbe mai effettivamente ad affrontare, ma sono comunque impegni che sono successivi a una fase di guerra. Una fase di guerra che tuttora si sta svolgendo all'interno della Libia, però non è venuto qui a dirci come risolverà la fase della guerra, non è venuto qui a dirci se l'azione militare che lei aveva annunciato poi facendo marcia indietro, in questa azione militare noi parteciperemo, come parteciperemo, a fare cosa nel caso la nostra partecipazione sarà effettivamente militare o sarà solo di altro tipo, solo di un supporto come è stato fatto in altri casi. Vedete, noi avevamo intenzione in qualche modo di ascoltare in maniera puntuale, non pregiudizievole, quello che l'Italia avrebbe portato sul tavolo dell'ONU, e non solo sul tavolo dell'ONU, sul tavolo anche dell'Unione Europea, parentesi. L'ex ministro Lady Pesk Mogherini, anche in questo caso assolutamente non pervenuto. Invece lei è venuto qui a dirci che dopo la fase della guerra andremo a fare la ricostruzione. Bene, però non ci ha detto, e questo è un dato assolutamente, voglio dire, devastante sul piano della politica internazionale, non ci ha detto come uscirà da questo cul-de-sac in cui qualcun altro ci ha messo, certificando 2 o 3 cose. Uno, che lei sicuramente non è un crociato. Forse non è neanche un boy scout. Ma due, che questo Paese non ha una politica estera, non ha una strategia nel gestire un qualcosa che è alle proprie porte, non ha una dignità nell'intervento a difesa dei propri confini, non ha una dignità, non ha la capacità di difendere se stesso. Questo lei ha certificato oggi. Se fosse venuto qui a dirci noi abbiamo intenzione comunque di valutare un intervento armato, secondo questi e questi criteri, beh, noi, glielo devo dire molto serenamente, avremmo potuto valutarlo, ma questo lei non l'ha fatto. Ci sarebbe piaciuto che lei fosse venuto qui a dirci ci sono varie idee, ci sono varie ipotesi sul tavolo, ci sono varie possibilità di intervento che magari non contemplano l'invio di truppe di terra, perché sappiamo benissimo quanto difficile può essere quel tipo di soluzione. Però, voglio dire, fra la soluzione diplomatica, che è totalmente da scartare in questa fase, perché lei stesso lo ha ammesso, non ci sono, lei ha detto testualmente, c'è l'assenza di qualsiasi istituzione, quindi se
ma anche qualsiasi tipo di istituzione credibile in quel territorio, non si capisce quale possa essere la strada diplomatica. E quindi rimane purtroppo per forza di cose la strada militare, ma la militare per far cessare la guerra. Allora noi avevamo un'idea, l'abbiamo detta e la ribadiamo, e le chiediamo di portarla sul piano internazionale, perché potrebbe essere ambivalente. Prima di tutto potrebbe fermare in qualche modo quello scempio del traffico di esseri umani che vengono utilizzati, come qualcuno ha ricordato, probabilmente anche per far arrivare terroristi all'interno dell'Europa. E dall'altro bloccare comunque quella che potenzialmente è un'arma nelle mani dei terroristi, cioè istituire un blocco navale di fronte ai porti della Libia che impedisca l'esodo che qualcuno sta cercando di spingere. Nell'interesse, un esodo che qualcuno sta cercando di spingere, e concludo, nell'interesse dei terroristi, nell'interesse delle mafie e nell'interesse forse anche di qualche cooperativa che lei conosce molto bene. Grazie.